Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, stamattina il sito internet della Presidenza del Consiglio, nel quale erano pubblicati i redditi e i patrimoni dei ministri, si è bloccato per eccesso di afflusso. Noi siamo terribilmente curiosi di sapere quanto guadagnano e di che cosa dispongono: un box, una barca, una bella villa, una baita sulla neve, una casetta al mare, magari qualche terreno e signori che amministrano la cosa pubblica. Il grande mito è la trasparenza. Li vogliamo trasparenti, addirittura trasparenti. Non basta l'onestà, non basta la rettitudine nella gestione della cosa pubblica, ci vuole la completa trasparenza della funzione identificata con la persona. Che patrimonio è? Che cosa dobbiamo concludere da tutta questa curiosità esercitata nell'adocchiare in massa fino a farlo saltare il sito della Presidenza del Consiglio? Beh, per esempio che Corrado Passera, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, insomma l'uomo incaricato di rilanciare lo sviluppo economico, naturalmente in coordinamento col Presidente del Consiglio e Ministro del Tesoro, Corrado Passera, l'ex banchiere, di cui tutti parlano perché avrebbe un grande futuro politico, è ambizioso, è giovane, viene da una grande formazione aziendale, quella della McKinsey, Corrado Passera, invece di essere un membro della casta, invece di essere un uomo politico, diciamo, criticabile, no, è San Francesco, perché si è visto che ha un reddito dichiarato molto alto, d'altra parte faceva il banchiere di mestiere, un reddito dichiarato molto alto al quale ha rinunciato per fare il ministro, quindi è San Francesco, ha gettato i beni familiari alle ortiche, si è inoltrato nel bosco della politica in attesa di incontrare il lupo e niente, insomma, intesserà le laudi dello spirito di servizio allo Stato. Non è vero, non è così. Gli uomini guadagnano dei soldi, quando hanno fortuna ne guadagnano molti, se hanno delle competenze, delle abilità ne guadagnano molti ancora di più. Si spera che paghino le tasse, che si disfino, come ha fatto Corrado Passera, per esempio, delle azioni in conflitto di interesse, quelle che aveva di Banca Intesa, anche se la quotazione era molto piccola, altro elemento francescano del profilo di questo ministro, e poi dopo riversano su altro il loro spirito di servizio, ma anche le loro ambizioni. Gli piace fare politica, gli piace essere conosciuti, insignorite di certi poteri e fare un'esperienza anche, che è un'esperienza anche professionale, umana, la politica, perché insomma avere come sfida quella di risanare un paese è una cosa importante. Paola Severino, Santa Chiara. Perché Santa Chiara? Paola Severino è ministro della giustizia e adesso ha un reddito da ministro, un reddito buono, confortevole, con il quale si vive benissimo, ma ha rinunciato a un reddito bestiale perché aveva uno studio avviato di avvocato con grandi clienti, con grandi cause, con grande prestigio, con grande competenza tecnica, un luogo affidabile dove coloro che hanno il denaro si agganciavano per riuscire a sconfiggere gli avversari in giudizio, e guadagnava 7-8 milioni l'anno. E ci pagava sopra le tasse, abbiamo scoperto anche quello, circa 4 milioni di tasse, più della metà.